sindaco di Forio, Francesco Elleo, nel bene e nel male, è stato investito nell'ambito di questa inchiesta a seguito di queste intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali. Tanto che all'indomani dell'uscita di queste intercettazioni, del contenuto delle intercettazioni telefoniche, io dissi, feci una richiesta protocollata al sindaco di dimissioni. A fronte di un atto che effettivamente è forte, fatto da un consigliere comunale, io credo che il sindaco, da un lato, se non vuole dimettersi, feci l'esempio di Lupi, comunque, che non era indagato, ma comunque ministro, si è dimesso, se non vuole dimettersi, quantomeno deve venire a riferire in consiglio comunale. Perché come l'immagine, tra l'altro, dell'isola di Ischia, si è in un certo qual senso, in virtù degli organi di stampa, di tutto ciò che certo, diciamo, è uscito fuori, ne ha avuto una ripercussione, io credo che anche Forio, l'immagine di Forio, l'immagine di questa amministrazione, in effetti ne ha subito un colpo duro. Certamente l'immagine oggi del sindaco di Forio, di Francesco Elleo, o dell'amministrazione di Forio non è che ne è uscita bene. E sotto questo aspetto ne esce male anche l'immagine dell'intero paese. E credo che sia doveroso da parte del sindaco quantomeno riferire in consiglio comunale, perché riferendo in consiglio comunale di questo coinvolgimento della sua persona nell'ambito della CPL Concordia, nell'ambito della mentanizzazione, io aggiungo ancora nell'ambito della pubblica illuminazione, ecco, fa sì che il cittadino abbia ancora più dubbi sulla bontà e sulla legittimità dell'azione amministrativa di questo sindaco e di questa intera amministrazione.